England support, England football, England national, all England support. Ti devi già far riconoscere, Manfred. Ben, do you understand our English, not the English? I do, your English is perfect, much better than my Italian. Ok, thank you anche, digli Greb, for the compassion, penso che si dica così, Harry. Sì, sì. Allora, one moment. Harry è il nostro traduttore, quindi. Sì, allora Manfred, Ben, one moment, we check what happened yesterday, ok? Manfred, se per favore puoi mandare i link che ci guardiamo un attimo quello che è successo ieri e perché siamo qua, perché magari uno non sa che cosa è successo. Manu, se andiamo tu che ordine, diciamo l'hai fatto... Sì, prego, se te Manfred puoi mettere l'immagine, Manu, se puoi fare un cappello introduttivo di quello che è successo ieri, che immagino che sei la più informata. Allora, sì, partiamo. Allora, io metto direttamente la smentita. No, che metti anche metti anche proprio l'articolo che è uscito ieri sera, perché da lì parte tutto, Manfred. Non ok, beh, allora... No, no, sì, penso sì, che ce tutti ce l'ho. L'abbiano letto, facciamo, però facciamo tutta la ricostruzione. Allora, prima okay, c'è okay, l'Inter ceduta al fondo PIF per $1 miliardo. L'annuncio esatto, nei prossimi giorni. Sì, praticamente è questo giornale qua, ragazzi, non è ovviamente Fanpage che fa questo articolo qua, esatto, ma è un AP Times. Esatto, che poi in realtà si chiama... Non proprio business International, Business Times. Esatto. Sì. E tra l'altro non viene citata la fonte. Noi abbiamo cercato anche, diciamo, il giornalista, ma viene fatto redazionale. Ho sentito sia con Tommaso Labate sia con Biasin, la rivista è riconosciuta, però il fatto che non ci sia il nome dell'interlocutore è esatto, per mantenerla privata o perché magari è un... diciamo una notizia che gira e comunque anche loro come noi fanno clickbait, è una voce, diciamo, è non una c'è voce niente, se non c'è una fonte effettivamente non c'è niente di più concreto, però questa voce circola da tanto tempo, poi magari ci arriviamo a parlare di questo. Succede che ieri, appunto ieri sera, IB Times parla appunto di questa notizia che noi interisti già conosciamo, però aggiunge qualche dettaglio, dà insomma delle date, nel senso che dice entro 2 settimane dovrebbe esserci effettivamente non proprio il passaggio dell'Inter, perché è una cosa complicata, però si arriva già ad un buon punto. Detto questo, neanche il tempo di sperare per tanti interisti che arriva Ben. Arriva la... Esatto, che arriva Ben. Here comes Ben. La smentita ufficiale. E PIF smentisce l'acquisizione a giorni del club neroazzurro. Cioè, quindi Ben giustamente dice che a giorni il club neroazzurro non passerà nelle mani di PIF. E lo dice anche Marotta. Marotta dice che non c'è nessun tipo di trattativa. Sì, però potrebbe Manuela, mentre su Marotta, voglio dire, esatto, è ovvio che, o vero, non vero, debba dirlo, certo, quella di Ben mi sembra una smentita abbastanza pesante. Prego, sì, allora, sì, sì. Ben... Ma if you Harry, se puoi fargli tu la domanda, la domanda è la domanda gliela dico io, signor Harry, non si allarghi per favore. La domanda è: che cosa c'è di vero in, diciamo, nell'affare PIF, se è tutto inventato, se c'è qualcun altro, che se ce lo racconta un attimo come mai nasce questa sua smentita? Sì, adesso hi Ben. Yesterday, the IB Times out the article, the beef about Inter, and you said to Danny fake news. I think the article picked up upon what it called an imminent sale. In other words, it implied that PIF would be taking over Inter within a matter of days. And that has played into a rumor really since the summer, but certainly since November, implying that Inter and PIF are holding ongoing talks, advanced talks, and that a takeover is going to happen before the end of 2021. But this is really just rumor, and the parties haven't held any significant or advanced talks since September. And the talks that they have held have been more, historically speaking, about minority investment and about sponsorship, because Suning ultimately don't want to sell except for
an astronomical price, and PIF are not buying for vanity, they're buying for value. So even before... sorry, one moment, Ben. If you can do a little bit speech, because so Harry or Sasha, ciao Sasha, can translate, because they don't have a very good memory. Please, cioè not allora, you, così, fai tradurre quello, Andre, facciamo tradurre quello che ha detto finora. No, che il 20. Cioè, quello che lui dice... Che, ciao Fabione. Già settembre se ne parlava, ma è tutto fake, perché... Suning non cede, non cede, a meno che non ci sia una cifra astronomica. Mary Carrera non vive in Inghilterra, dai. Sì, ma è difficile capirlo. Perché Beh, abbiamo Sasha che è madrelingua. Ben, sorry, at my left... Zarar Sasha, Sasha, se glielo dici tu per favore, che tua mamma è madrelingua, se può ripeterlo, perché Harry non ha capito. Grazie. Sorry Ben, sorry. We are ok, please. Grazie. Mamma mia, quante meme oggi. Yeah, hi Ben. Where are you from? Originally from Leicester. Oh, okay, yeah. My mom is from Peterborough, so we speak a little English, and it's a little rusty, but I can understand. Sounds good to me. Sounds fluent to me. Okay. So, would it be helpful for me to start again, but just stop after every few sentences? Yeah. Okay. Okay. We understand. Grazie Pepuz per gli 8 abbonamenti regalati. Ragazzi, dopo vi ringraziamo tutti. Non vogliamo interrompere Ben, che già è tragica la situazione. Ho visto anche degli altri. Please, Ben. Comunque somiglia un po' a Ericsson, lui. So the first thing to say is that the idea that a takeover is days away is entirely false, because the parties are not holding any kind of advanced talks, and they haven't since September. Ok. Praticamente è tutto falso, perché le parti non sono in, in, come si dice... Non stanno parlando da settembre, mi pare di aver capito. Sì, scusatemi, lagga un po'. 22 settembre. Anche a me lui lagga un po'. Facciamo finire un attimo, Sasha. Ok, Zen, Ben, please. So, the article referenced that a deal was days away, and conversations between Inter and PIF have only ever, in the last few months, focused around possibilities regarding either sponsorship or minority investment. So the idea that PIF would come in with a full takeover is rumor and is totally incorrect. And both PIF and Inter have pretty consistently confirmed that. Okay. Diciamo che i rumors su un'acquisizione totale sono infondati. Magari c'è l'ipotesi che magari abbiano parlato di più di sponsor o di quote di minoranza, ma un'acquisizione completa è assolutamente roba infondata. Infondato. Grazie mille. Ma infatti lui smentiva tutto fake news. Lui smentiva il titolo che era uscito ieri, cioè dell'acquisizione, o comunque delle settimane, non la trattativa in generale, da quello che ho capito io. Sasha, gli puoi fare una domanda? Non so se poi la mano o voi in chat, ragazzi, oltre a ringraziare Giuse, ovviamente tutti i mecenati, ne avete una. Se in Inghilterra, praticamente, quando è successo che loro hanno comprato il PIF, si è avvicinato al Newcastle, c'è stata, diciamo, un po' di omertà da parte dei giornali, perché in Italia ci si divide un po' tra, diciamo, complottisti che dicono che la gente non vuole... cioè non esce con i titoli sui giornali perché PIF non è visto bene dall'Occidente... e invece altri che dicono no raga, è infondato, come diceva la Manu prima. Ok, so Ben, what was the situation when PIF acquired Newcastle? I'm talking about the media. Were there some media that, you know, denied the thing, or they reported the facts, you know, in the truth?
Newcastle was different and very complicated, and there was a backdrop to the takeover of piracy, and as a result, the Premier League had friction and a lack of transparency, which made the whole process very long and atypical. So there's no real point in comparing Newcastle and Inter, because with Newcastle, the piracy situation resolved itself and then the takeover happened. And before that occurred, there was no clarity. It was very complicated. With Inter, it's completely different. There's no external problem. It's simply whether PIF and Suning can strike a deal. So when with Newcastle, something transpired, you had to check it three times, four times, five times, because there was lots of conflicting information. But with Inter, the club, the ownership group, and PIF have all consistently said that there will be no takeover at the moment. Okay. Can you explain me again the thing about the piracy? I didn't quite get that. Sorry. So, PIF, yes, in the eyes of the Premier League, yeah, is linked to the Saudi Arabian government. Okay. Yes. And the Premier League believed that the Saudi Arabian government pirated their rights. So the Premier League did not want to sell to PIF originally, because they thought that they were selling to an organization that helped steal their rights. And then when that situation was resolved, the Premier League softened their stance. Okay, okay. Allora, cerco di sintetizzare. Nel senso, il grosso è che praticamente quando ci fu ci furono i rumors dell'arrivo di PIF per il Newcastle, i media andavano a controllare 2, 3, 4 volte le notizie e comunque qualcosa era trapelato. Invece PIF e l'Inter sono completamente rumori infondati, fake news, non c'è niente. Cioè, ci sono state anche più volte conferme del fatto che non ci sia nulla. E all'inizio dell'acquisizione appunto del Newcastle, volevano risolvere la questione delle notizie riguardanti, siccome PIF fa parte di, questo non l'ho ben capito in realtà, fa parte di una, cos'è? Del governo arabo. I rumors che finanziassero che cosa? Robe loschi, cos'è? Roba del... Sì, non è ben visto, perché ma in realtà ci sono dei crimini alla base, ecco. Ok. Quello è piracy, mi sembra. Ma infatti era questa la domanda seconda magari che ti chiedevo, cioè quanto incide, diciamo, la politica occidentale nel non voler favorire l'inserimento di PIF come figura, non come essere umano, diciamo, però di tutto quello che ne consegue all'interno dei club europei? Ok, lui però ha detto che poi hanno controllato tutti questi rumors riguardo PIF, tutti i crimini, eccetera, e lì insomma poi si è risolta la cosa. Allora io lo chiedo, Ben, how much does, you know, the PIF situation linked to, you know, criminals or these kind of things, how much does do people are skeptical about PIF? Well, PIF now, yes, are a global investment company. They obviously bought Newcastle, but they've invested in SoftBank and in Uber. So the question is not so much about whether their investments are legitimate. The question is who controls PIF, who has influence over PIF. Yes. And ultimately, it is a royally appointed board run by Mohammed bin Salman. So, to give you an example, in England, there was much talk about the role of
Mohammed bin Salman in potentially influencing Newcastle United. And he asked PIF to buy or subsume control of a private jet company. And that private jet company that PIF took control of ended up being the company that flew the jets to kill Jamal Khashoggi. So there are those that believe PIF can be used for sketchy business, if you like, but there are others that say there is a legal separation and there are checks and balances. But at face value, much like the Manchester City Sovereign Wealth Fund, they're a global investor. So if they took over Inter, there's no reason to think that they would mismanage the club, but there are moral implications to some about doing business with PIF. Okay, okay. Praticamente alla fine non è tanto il problema di PIF, perché PIF ha tanti investimenti anche per quanto riguarda Salman. Sì, Uber, esatto. Sì, il problema è chi gestì, chi con chi ha rapporti PIF, ovvero con Bin Salman, Bin Salman lì, e che influenza avrebbe avuto poi sul Newcastle. In media c'erano diverse investigazioni per quanto riguarda la compagnia di jet che era stata acquisita da PIF, mi sembra, e con quali affari poteva essere, come si dice, involved, coinvolta, quali affari loschi si vociferava e potesse essere una compagnia che era coinvolta nell'omicidio lì di Khashoggi, il giornalista, esatto, il giornalista dissidente. Quindi il problema fondamentale non è tanto la diffidenza riguardo il fondo, ma sul personaggio di Mohammed bin Salman, ecco. Manu, avevi una domanda a te, Manu? Che... Io ce ne ho una, Manu, se vuoi ti anticipo, così poi magari te la studi anche tu. Lui allora, si riferiva a questo, che me l'avevano mandato adesso, grazie Fede. Sì. Sì, sì, esatto. Sì. This article, Ben. Sì, 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 no, comunque sì, era questo che diceva. Ok, cioè, ok. Un giornalista dissidente. Ipotizzava appunto che la compagnia di jet, comunque, che era stata acquisita, avesse avuto un ruolo in questa faccenda, ma... Poi hanno fatto degli accertamenti e tutto, è un po' quello che era successo, poi ha aggiunto Ben, con il fondo, con la situazione del Manchester City, insomma. Chiaro. Sasha, io volevo chiedergli sì. Se invece sa anche qualcosa di questa cosa qua, perché è uscito sempre nelle ultime ore il nome di Daniel Strauss. Ok. So Ben, do you know something about Daniel Strauss, this potential buyer of Inter and his rendezvous with Zhang, the president Zhang? Yes. So the Inter owners were also linked with Daniel Strauss, who is a US businessman, and again the sale price is supposedly around €1 billion. Some are quoting it as $1 billion, but generally Sunning want €1 billion, whether in euros or dollars, or if they can get it even in pounds. And the red flag here is the same as PIF, that Sunning are not looking to sell 100%, especially not with their finances stabilizing and hopefully the Cathedral Stadium on the way. Now, Strauss himself is somebody who has been more heavily involved in sport than PIF. He was the vice president of the Memphis Grizzlies, and he also tried to buy the basketball team, the Minnesota Timberwolves as well. There is nothing concrete in this link. So again, it is more rumor than substance. Okay,
Allora, in pratica, vabbè, dice anche qui che comunque sono tutti rumor, non c'è niente di concreto, e che comunque, nel senso, Zhang chiede tipo 1 miliardo per cedere l'Inter, però non sono sicuri che Zhang voglia comunque cedere tutta l'Inter, anche col progetto della cattedrale in vista, no, del nuovo stadio. Però questo Strauss, a differenza di Bin Salman, di PIF, di FIF, è, diciamo, che più coinvolto nello sport, no? Nell'attività sportiva. Anche in NBA. Perché, appunto, esatto, è stato acquisito, cosa è stato? Minnesota, ai Memphis qualcosa, e ai Minnesota qualcosa che non mi ricordo adesso, però sì, dice che negli ultimi anni, vabbè, c'è scritto, Manu, questa? Che è investito nello sport, sì. Però ah, sì, voglio fare una domanda a Ben. Sì, Harry, riscatta questa giornata. Attivate le notifiche sul canale, ragazzi, per questo. Per adesso la tua giornata è negativa. Ma delle azioni, ragazzi, di Memphis e Minnesota, ecco, sì. Okay. Ask question. The acquisition of the Inter Milan. Can Sander the new stadium given that municipality of Milan has given the green light? I'm not sure I entirely understood the question. It was about the new stadium. Dimmi in italiano, Harry. No, se la posizione dell'Inter può centrare il nuovo stadio che ha dato la via libera il comune di Milano. Cioè, non lo capiamo anche in italiano. No, ho capito cosa vuole dire lui. Cioè, l'anno scorso c'era una trattativa, o comunque hanno parlato PIF e Suning, ok? Il problema, uno dei problemi era lo stadio. Lo quest'anno stadio. Che invece il progetto stadio c'è, okay. È cambiato qualcosa. Okay. Ma con Strauss o con PIF o in generale? No, cioè, in generale. Ma me dice come appeal, intende, sa. Ok, so Ben, the question is the project of the new stadium has changed something in the, come si dice, in the affairs with the other owners, a different appeal of Inter? Yes, I mean, having the new stadium in the backdrop, even if it's not completed until 2027, helps Suning because it stabilizes the club in the long term. And it raises the price because now, if you want to buy Inter today, you're hopefully going to be inheriting the so-called Cathedral Stadium. So the price is even higher. Therefore, the club is worth more with this new stadium that it owns, but more importantly, a complex. And to PIF, they like the idea of having football plus something else that allows them to promote the brand as well as the football club. So that might be the green space where the San Siro currently is. It might be a hotel. It might be areas where they can put Saudi Arabian tourism branding on. And that's the same for any owner. It's a much more marketable proposition with a stadium than without. But with the new stadium comes a higher price, and with the new stadium comes more leverage for Suning because they know. Vabbè, chiaro. Ok. Vabbè, ci ha detto che è più da appeal con il nuovo stadio, no, Sasha? Sì, certo. Perché eventualmente PIF potrebbe, appunto, mettere del merchandising per quanto riguarda l'Arabia. E quindi ci sarebbero anche hotel, cose varie, ma questo comunque con qualsiasi altro interessato. Manu, avevi qualche domanda da fare a lui? Io volevo chiedere semplicemente se sa, perché io una cosa che non mi spiego e che non ho capito, Oaktree in tutto ciò quanta voce in capitolo ha, se ce l'ha? Ok, io chiedo io? Okay. Mm-hmm. Se vuoi provo io. Ben, what do you think about Oaktree in Inter if PIF don't take it? Tanto dopo Harry, voglio dire. Yeah, Ben, the role of Oaktree in this situation. Cos'è Oaktree? Un fondo, vero? Yes. Sì, l'anno scorso l'Inter aveva problemi di liquidità e quindi comunque...
ha fatto delle cose con Octree. Adesso l'Inter non è di Octree, però volevo chiedere se ha voce in capitolo in tutto ciò, oppure possono tranquillamente non considerarli. Okay. Ben, is Octree in some way involved with Inter situation, the buyers and all this stuff? Not in the case of PIF. The talks have been directly between Suning and Zhang and PIF. It's very common with any takeover to have a third party or to have an individual or a group or a law firm involved. But fundamentally, with PIF specifically, they do their big deals direct and they go to the highest and most influential person they can to kind of cut out the middle person. And even with Newcastle, when it looked like it wasn't happening, Mohammed bin Salman went straight to the British government to voice his concerns. So it's very much direct conversations that have in the past taken place. And with other possible people, it's very likely that somebody else is going to be involved to try and sell the proposition of a club to a suitor. But with PIF, that's not how they do business. They do business quietly, privately, and direct. Ok. Quindi... Scusate ragazzi, ma ho sentito veramente a pezzi perché tutto lag, però in pratica diciamo che la conversazione è strettamente legata a Pif, direttamente tra Pif e Zhang, insomma. No, ma il fondo Octree però... Non c'entra niente Octree. Scusate, aspetta che cambio connessione. Beh, intanto io saluto gli amici di YouTube, che tanto verrà ricaricata. Ragazzi, voi immaginatevi che noi le pensiamo sempre per le live, questa qua e non per YouTube, che leggo spesso, vi leggo i commenti, ma diciamo sono due approcci diversi e due tagli diversi. Su YouTube comunque scannatevi nei commenti, spiegateci questa parte qua, visto che non è che possiamo richiedergliela. E direi, però penso che o abbia capito male o... No, secondo me ha detto che non c'entra niente Octree. No, io ho capito addirittura... Tu me ne hai capito, vai. Da quello che ho capito, come diceva prima Sasha, è che lui sa che Pif sta trattando... Cioè qualcosa con Suning, nel senso che se proprio non c'entra niente Octree, cioè che è proprio fuori dai giochi. Però se effettivamente il club comunque... è impegno, come c'era scritto anche nell'articolo che avete messo prima, io credo, poi non lo so perché i dettagli non li conosco, ma un minimo di voce in capitolo secondo me ce la dovrebbero avere anche in questa trattativa. Manfred, rimetti un attimo quell'articolo là allora, che glielo facciamo vedere. Sasha, se glielo menzioni. Ben, il fondo, io non so come si dice fondo, PIF. Già dici fondo, si dice PIF. Ok, Octree give to Inter a lot of money last year this summer. Cioè today Octree give other money by the Inter. Cioè scart Pif one moment Bin Salman, yeah. Octree do something or not? Well, mamma mia, meglio di Harry comunque. The Octree financing previously was stopgap financing and was further evidence that Suning wanted minority investment. They needed short-term capital and that allowed them to complete the season and plan for the off-season. And then, of course, unfortunately for Inter, a couple of big players were sold in order to stabilize the finances further. But Octree were about short-term stopgap financing, whereas what Suning wants is more of a long-term minority partner or sponsor, so they don't have to go down that route again. No, Ben, I am smiling because the chat people... enjoy with my English, not with you, because sorry, but in Italy it's commercial
to think that speak English is for stupid Italian, and then when we come or speak with other person, we are like a stupid Italian. Sorry, but I born in this culture. Studiate l'inglese voi invece, no? Fate la figura di merda che facciamo noi. I should be apologizing because I should be able to talk to you in Italian rather than... Yes, but Italian, speak Italian a little part of the world. And all the world speak English. Secondo me non sei andato malissimo per le basi da cui partiva. Fermiamoci qua col tuo inglese. Ma Sasha, invece io alla fine vorrei chiedere se alla fine lui dall'Inghilterra e da tutti i suoi, voglio dire, dalle tutte le sue fonti, ha un'idea su come finirà l'Inter, cioè che fine farà l'Inter, perché finora ha detto che questo non c'entra niente e quell'altro neanche. Qui secondo lui come andrà a finire l'Inter? Guarda, se ci vuoi un attimo, Sasha, agganciagli sta domanda qua, se puoi, che in Italia c'è sempre questo, diciamo, complottismo. Stacca. Non so. In Italia c'è sempre questa cosa che tipo una proprietà, quando vuole vendere, compra degli articoli o fa girare delle notizie per attirare dei potenziali investitori. È il caso, perché ormai qua non sappiamo più che caso, cioè, è tutto in discussione. Ok, però aspetta, prima vi traduco un attimo quello che ha detto prima su Oaktree. Semplicemente ha detto che Oaktree ha dato dei prestiti a breve termine per consentire all'Inter di finire la stagione e di pensare anche alla preparazione di quella dopo, cioè di quella di adesso, e invece Suning voleva una cosa a lungo termine. Per non stare lì a chiedere sempre robe brevi e tutto. Poi hanno dovuto vendere Lukaku e Kimi, vabbè. Anche perché mi sembra che lui prima avesse detto che Suning nella trattativa chiede sì 1 miliardo, però esclusi debiti. Quindi poi sì, tutti i debiti, quindi non c'entra proprio niente. Okay. Sì, al fondo vogliono i soldi indietro. Allora, la domanda di Manfredi era, poi mi devi ripetere la tua, Andrea, perché mi sono già dimenticato, scusa. È collegata, che fine farà l'Inter dal momento che in Italia a volte anche ci si scherza dicendo che l'Inter fallisce. Allora Ben, what do you think about Inter's situation? What would be Inter's fate, you know, in the next future? Ciao Nico, intanto, sorry un attimo Ben, Italian journalist. Ciao a tutti. Nico Schira, ciao Nico. Ciao a tutti, grande schiera. Nico, abbiamo ospite Ben Jacob, che come ti avevo accennato gli abbiamo fatto una domanda e lo salutiamo, che ci andiamo anche sull'altro, sul resto del mercato. Grazie di essere venuto. Non c'è problema, grazie a voi. Ok Ben. Prego Ben, hurry up Ben. Well, first of all, Nico clearly knows his stuff because look how many books he has behind him, but with... Inter. Yeah, but he doesn't read them. I don't think he... It's only for show. No, with Inter, it's obvious that Suning need capital. That much is clear. Things are going well on the pitch, but off the pitch, investment is needed. Otherwise, every transfer window or summer, they're going to have to sign free transfers and sell big players. And the last thing you want is to lose Barella or Lautaro Martinez, otherwise you take one step forward and then 2 steps back. And over time, you're going to find that Milan or Juventus again or Napoli ultimately climb above you. You can't keep getting success if you sell your best players. So I think in 2022, there will be investment in Inter. I think it will be minority investment or sponsorship first, because I do think that Suning would like to try, unless they're forced out, I think they would like to try and stay the majority owner at Inter in 2022. Okay. Tra l'altro nel 2022 verrà anche, aggiungo a quello che ha detto, verrà anche ufficializzato il rifinanziamento di un bond, e quindi ci saranno... Sì, in pratica lui ha detto, secondo lui... Nel 2022 potrebbero esserci comunque degli investimenti sempre minori, comunque non acquisizioni grandi da parte di investitori o altro, perché comunque se no altrimenti si vedrebbero costretti ogni estate a dover
cedere comunque pezzi grossi, andare poi a comprare parametri zero, e nonostante l'Inter sì, stia facendo bene in campo, però sarebbe comunque fare un passo in avanti e due indietro, quindi è molto probabile che ci siano anche sponsor, quindi roba di sponsor importanti e acquisizioni di, insomma, acquisizioni, roba di minoranza, insomma. Chiedigli una percentuale di secondo, per domanda conclusiva, di che fine fa l'Inter, se dovesse dirla oggi, così lo salutiamo. Ma lui l'ha detto, cioè, rimane con Suning, l'ha detto. Sì, perché comunque ha detto che poi Suning vorrebbe provare a rimanere. No, però fagli la domanda, che così mettiamo il titolo clickbait su YouTube proprio. ok, così c'è. Harry, ti metto. Ah no, ok. Ben, if you can give us a percentage of, you know, the Inter's, you know, come si dice, destiny. Italy, Italian clickbait YouTube, Ben, please. Yeah, he wants to build up a clickbait title for the video. Yeah, you just want some headline, and yeah, that's not what a good journalist does, unfortunately. I follow the story. The story at the moment is there is no deal, there is no takeover. What 2022 brings remains to be seen, because Suning's finances are also affected by the pandemic, and they were already in debt. So if you want a headline for 2022, my headline is that Inter desperately need investment, but I don't see PIF becoming the majority owner. 0%, yeah. zero. That's a perfect headline for me, because I support AC Milan. So thank you very much, Ben. I like that headline. As majority owner, minority investment though, who knows? Ah, damn it. Ok. No, comunque ha detto che secondo lui si deve fare un titolo e l'Inter ha disperatamente bisogno di liquidità e quindi sì, queste cose minori, come ho detto prima, ma la roba di PIF lui la vede veramente lontana. Cioè, Ben, chiedi se è lo 0%. Però ha detto, non è una cosa che fa un buon giornalista, questa cosa delle percentuali. Ben, we are here, now we are just joking, we have fat... Do the pers, cioè, capito? La parte professionale l'abbiamo fatta. Digli di togliersi un attimo la giacca, per favore. Yeah, only for you know, joking around. You say 0%. No, ma non sei zero, cioè, se è 0%, perché non gli vogliamo mettere in bocca delle parole, ok? Yeah, is it 0% for you regarding PIF? I mean, again, you can say that, but that's not something I'm going to even say as a joke or for a clickbait. That's irresponsible journalism. Yeah. Okay. Okay. Ben. Thank you to stay in the game with us. Very, very, very thank you. Grazie mille. Good luck for the rest of the season. Ben. Grazie, it's ragazzi. Coming home, Ben. It's coming home. Me lo sento. Ben, follow. I support England, and it will come home in the World Cup. Okay. Follow. Follow Ben at on Twitter, please. Thank you, Ben, to be here with us. Very, very pleasure to know you. Thank you guys. Ciao. Ciao Ben. Ciao. Thank you. Siete scandalosi comunque. Salutiamo Ben. Grazie.